Benvenuti nel paese di Lusia. Conosciuto ovunque per le sue primizie orticole, questa terra fertile nasconde altresì nel suo ricco sottosuolo degli antichi misteri che continuano a tramandarsi di generazione in generazione. Lux, dalla città della luce, una storia di ombre e amori celati. Correva l'anno 1688. Prestigiose famiglie nobili veneziane si contendevano i fertili territori a cavallo del fiume Adige, costruendo splendide dimore per le loro villeggiature estive. La leggenda vuole che i due più grandi palazzi della zona, la Villa Grimani e il Castello Morosini, fossero collegati per via sotterranea da un corridoio lungo, umido e insidioso per la sua struttura precaria. Solo chi si fosse trovato al limite della disperazione avrebbe percorso quel pericoloso tragitto. Elisabetta correva dal suo amato disperata perché la volevano rinchiudere nel convento delle Orsoline. Eccomi, Bartolomeo. Ho attraversato da sola il lungo corridoio dalla mia villa a Grompo, superando mille insidie al solo lume di candela per poterti raggiungere. Lo sai, mia cara, che le nostre famiglie non ci vogliono uniti, ma potersi vedere almeno negli occhi. Ma perché piangi? Oh, Bartolomeo, non potremo più ammirare il sole che tramonta sugli orti, raccogliere e gustare le primizie dei nostri alberi da frutto durante le romantiche passeggiate. Ma perché pronunci siffatte parole? Oh, mio padre mi ha destinato ad una sorte avversa. Prenderò i voti tra le Orsoline. Non sia mai, mia amata. Sfuggiamo a tale ingrato destino. Fatti trovare domani al passo sull'Adige. Purtroppo il progetto di fuga degli innamorati si infranse miseramente di fronte ai voleri delle loro famiglie. I genitori, scoperto il loro piano, fermarono i due e per punizione li rinchiusero nella stanza che si trovava lungo il corridoio sotterraneo, destinata alla segregazione dei prigionieri. Quando però, dopo 3 giorni di reclusione, un servitore fu mandato per liberarli, apparve davanti ai suoi occhi una scena straziante. Di loro vi erano solo i due corpi esanimi. Di Bartolomeo, Elisabetta e del loro amore si perse memoria nei tempi a venire, finché alcuni secoli più tardi. Santina, Santina! Cosa c'è, Valente? Stanno reclutando volontari per andare al fronte. Ma hai sentito quanti morti a Nervesa? Io non voglio fare la fine di Bianco, il marito della Ida, che solo dopo 3 giorni l'hanno ammazzato. Non dire così, Valente. Non dire così. Ti devi nascondere. Dirò che sei impazzito, che sei scappato in mezzo ai campi. Però intanto devi nasconderti. Ce l'ho. Lavorando dei morosini, ho trovato una porta nella cantina. Mi nasconderò là. Finché questa maledetta guerra non finirà. E per il cibo come farai? Ma prenderò qualcosa dalla dispensa dei morosini. E se ti vedono? Non mi vedranno mai, perché mi vestirò da fantasma. Non sapeva Valente che il suo stratagemma gli si sarebbe ritorto contro. La porta nascondiglio era in realtà l'ingresso segreto al corridoio. E in questo luogo una notte Valente udì dei sussurri provenire da dietro al muro. In un misto di curiosità e paura, Valente si appoggiò alla parete per origliare, ma i mattoni crollarono e si aprì davanti a lui una stanza. Guardandosi intorno, trovò una scritta che riportava i nomi Bartolomeo ed Elisabetta. Valente non se ne curò fino alla notte successiva, quando, richiamato da suoni sinistri, ritornò nella stanza e vide che l'iscrizione era mutata. Decise così, sospinto da una forza esterna, di annotare ogni notte il contenuto delle frasi che apparivano.
e così fino alla fine della guerra, quando poté ricongiungersi con la sua cara Santina. Grazie all'attento lavoro di copiatura, la storia dei due amanti si è tramandata di generazione in generazione, fino a giungere ai nostri giorni. C'è chi afferma che camminando la sera nei pressi della Torre Morosini, unica superstite dei fasti dell'antico castello, drasticamente bombardato poi durante la Seconda Guerra Mondiale, si odano tuttora i bisbigli del vento che riportano i nomi dei due innamorati.